Salve a tutti in Davio e bentornati in Mega Man Zero 2. Siamo alla quinta puntata. Nello scorso episodio avevamo finito il secondo livello intermedio e iniziato il secondo set di livelli. E ora dovremo continuare con le missioni dei ex 4 guardiani, ora 3 guardiani. Dunque, ci sono 3 missioni. Per me la più facile è quella di ferire Titan, seguita da quella di Saber Puglia e per finire quella di Fighting Fafnir. Quindi facciamo in quest'ordine. Allora, una cosa che va detta subito, voi vedrete qui che ci mancano 4 ex skill, però ci mancano 3 livelli. Questo perché l'ultimo livello in cui otterrete una ex skill è il primo livello finale. Quindi dopo quello potrete utilizzare i Cyberelf se ce li avete. Per il momento invece dovremo... sì, dovremo infiltrare la zona dei computer dal tetto. Sì, questa è la stessa che avevamo danneggiato nel livello di Polar Camrose. Ed è pieno di questi carry arm che lasciano cadere gli spiking e dei cani che io odiavo in 01. Quindi sì, potete immaginarvi quanto mi piace questo livello. Esattamente, è molto comodo per questo livello avere il Ryu Engine a disposizione. Io dopo un po' di pratica in questo livello ero in grado di distruggere tutti gli spiking mentre i carry arm li portavano. Però è stato un po' di tempo fa, quindi devo ancora riabituarmi. Però visto che il Rune Engine fa abbastanza danno a distruggere gli spiking in un solo colpo, è molto comodo. Gli spiking hanno una cosa come 6 punti vita, che è molto di più di quanto vi serve per distruggerli con la spada, che fa solo 3 di danno. Allora, quindi con calma andate lentamente avanti e, come vedete, un carry arm che si avvicina. Fate questo, non questo di farvi colpire, però colpitelo con un più engine e vabbè, con, come si chiama questo, Tensho Zan. Sbagliato, che veramente non capisco perché hanno cambiato il nome di questa mossa così tante volte. Cioè, capisco in X5 che aveva cambiato elemento e per questo si chiamava come si chiamava. X5 neanche aveva molti nomi giapponesi delle armi, cioè delle tecniche di Zero, perché c'è ancora la Chain Rod. Quindi ha senso che non si chiamasse Ryu Engine. Allora, qui ci sono questi nemici. Questi nemici possono essere fastidiosi se non andate avanti con cautela. Questo non è andare avanti con cautela. Quindi state sempre sotto ai pendii prima di saltare sopra di essi. Quindi attenzione alle bombe. Andate avanti piano in questo livello perché ci sono molti nemici, come vedete. Questo livello
è principalmente pieno di nemici. Qui fate questo, lasciate che la palla di neve vada avanti e distrugga le mine. Non colpite la palla di neve, ovviamente. Ora potete prendervi Subtank. Aia. Evitate quello, perché siamo praticamente arrivati alla fine. Ci manca solo questa parte con un po' di flopper, credo si chiamino. Lì potete prendere quella vita, pensavo ci fosse dell'energia, però non è vero. Equipaggiate il chip di fuoco, perché qui c'è Leviathan. Allora, i guardiani sono molto simili a come erano in Zero 1, però hanno molto spesso delle tecniche nuove, come questa. Anche questo attacco non era così grande in Zero 1. Ecco, forse c'è un problema. Poi c'è questo attacco che ancora non so come dovrebbe essere evitato. Allora, a questo punto avete visto com'è il livello, salto direttamente al boss. Ok, sono tornato, quindi sono qui di fronte al boss, come vedete ho quasi due salti in pieni. Quindi in teoria non dovrei avere troppi problemi. Tra l'altro 520 cristalli ho. Proprio pessimo. Quanto dovrò grindare? Se grinderò è perché potrei anche non utilizzare direttamente i Cyberelf. Non lo so, vedrò. Questa volta non mi prenderai con il tuo attacco. Sì, in generale quando vi avvicinate a lei farà quell'attacco circolare, questo. Allora, Subtank. Sì, è sempre possibile cancellare quell'attacco tordendola come in Zero 1, e sempre come in Zero 1 non può essere tagliata in due perché non muore. Comunque il pizzo così è riuscito ad evitare di essere catturato. Ma ci prendiamo un altro grado, un altro punteggio ottimo, che è proprio quello che ci serve. E ci prendiamo la ex skill, lo Sharp Edge. Sì, ha ottenuto i codici di sicurezza per entrare a Arcadia. Dunque, Sharp Edge. Come fatto questo attacco? Semplicemente voi prendete giù e il colpo della spada mentre saltate e Zero esegue lo Yoretsu Zan. Se lo caricate con il chip di ghiaccio, la lama diventa ghiacciata, appunto Yoretsu Zan. Non ha nessun effetto particolare quando colpisce il terreno, come vedete. In generale non è così utile, però può essere utile se per esempio vi trovate a dover cadere più rapidamente e ci sono dei nemici sotto, anche se esiste questa tecnica in cui voi eseguite il fendente aereo e poi mentre la lama è nel suo punto più basso voi premete giù. Ora io non riesco ad eseguire, però in questo modo Zero manterrà la lama verso il basso.
ecco, anche se lo fate in una direzione diagonale verso il basso, vedete che Zero non ritrae la spada dopo la fine del colpo. Forse è più difficile di quanto sembra. Però vedete che la tiene verso il basso e continua a danneggiare i nemici sotto di lui. È più difficile con questa tecnica, però è anche vero che questa tecnica fa più danno. La differenza però è che in questo modo noi possiamo controllare Zero, mentre in quest'altro, sì, pure in quest'altro modo lo possiamo controllare, anche se poco. Vabbè, comunque, che altro c'è da dire? Niente. Salviamo. No, non iniziamo la missione. Neanche ci trasferiamo. Però questa funzione di trasferirsi nelle zone che abbiamo già visitato ci servirà ovviamente per i Cyberelf. Perché se non ci fosse questa funzione, noi come li potremmo ottenere? Però visto che è abbastanza nascosta come funzione, vale la pena di dirlo. Poi parlate con l'operatore e potrete trasferirvi di nuovo nelle zone già visitate. E niente. Ok, quindi andiamo avanti. Visto che, come ho già detto prima, la missione di Fenrir è la più difficile di questa set, facciamo la missione di Arpuglia, che non è necessariamente facile, però un po' meglio, anche se purtroppo qui salta fuori proprio tutto quello che non mi piace di Integrates, che io dico sempre delle spine, questo livello è proprio peggio della torre di Neo Arcadia per quanto riguarda le spine. Allora, questo in realtà è il punto dove era andato a finire l'aereo, il bombardiere del livello intermedio, che infatti non potevamo visitare tra i livelli già fatti, proprio perché non si sapeva dove fosse finito. Però finendo questo livello saremo in grado di ritornare lì. Allora, qui attenzione, scivolate lungo le pareti con cura estrema, perché questo succede, se no. Vabbè, meglio così c'ho una scusa per ritornare al titolo e magari correggere quegli errori che ho fatto all'inizio. Allora, come ho già detto per il livello di Leviathan, in questo livello ci farà molto comodo il Tenshouzan, perché avete visto ci sono sempre gli Spiking che arrivano. Quindi con il Tenshouzan riuscite ad eliminarli prima che vi facciano del male. Che poi fanno tanto danno gli Spiking. Logicamente sono palle spinose. Quindi andate lentamente e tagliate tutto ciò che vi si avvicina. Guardate, le spine iniziano da là. Cioè, proprio per far capire come sarà il resto del livello. Sono sorpreso che non stanno pure qui. Allora, qui. Giù. Passate di qua. Passate di qua. Ah, e anche i lati delle spine vi uccidono. Adesso non ci hanno uccisi, però fate attenzione perché potreste non caderci proprio sopra e morireste. Allora, qui c'è una sezione particolare, perché
come vedete qui ci sono dei cristalli invisibili. Se voi colpite questo coso salteranno fuori i cristalli. Quelli rossi saltano fuori se lo colpite quando è rosso, quelli blu invece se lo colpite quando è blu. Però io ve lo dico già da subito, i cristalli non sono presenti solo sulle spine che sono più alte delle altre. Lì avete visto una porta, infatti c'è un piccolo percorso alternativo, però visto che richiede abbastanza tempo, visto che include tutto un mini boss, io non lo faccio. Vedete che questo, vi ho detto, è vero per tutte le spine, quindi neanche serve perdere tempo a colpire quel coso. Ed ecco qua, finito. Allora, il peggio del livello è passato, però fate ancora attenzione, perché a parte se riuscite ad evitare i nemici, magari qui c'è una parte abbastanza complicata. Qui abbiamo i soldati della resistenza che sono controllati da quel dispositivo sulla testa, e noi non dobbiamo colpirli, perché se li colpiamo e li uccidiamo perdiamo punti alla voce missione, logicamente. Cioè, non credo che uccidere i soldati della resistenza faccia parte dei nostri compiti, quindi saltategli sopra, non usate neanche lo shield boomerang, o se proprio dovete utilizzatelo con la race form, così non gli respingete i proiettili. Magari fate attenzione pure a quei nemici, no? Magari cercate di saltargli sopra, non come sto facendo io. Questo ovviamente è il bombardiere. Allora, qui io mi prendo un altro Sartank, la X-Form, anzi no, vabbè, facciamolo sempre con la normal forma, perché qui c'è il pizzo, che di nuovo io non capisco perché. Scusate un attimo, fatemi controllare una cosa, e mi sa che è questo, mi sa che è il layout dello schermo, perché nel tipo 1 vedete che, cioè, non lo so, non capisco se, oppure è così, no, non capisco, perché se in un videogioco si cambia si cambiano le proporzioni dello schermo, allora verrà tutto quanto allargato per entrare nello schermo nuovo, e quindi non lo so, mi sembra che questo stia succedendo nello sprite di El Pizzo in questo momento, anche se è anche vero che è uguale anche quando si mette la risoluzione originale dello schermo, quindi potrebbe essere solo io che non sono abituato a vederlo così grande. Comunque, quello che conta è che lui ha trovato quello che cercava e adesso appare Arpuglia. E Arpuglia non è un problema. Arpuglia è molto simile a come era in Zero 1. Sartank. Forse il Sartank non lo potevo prendere prima, Solo che ha questo attacco. Questo attacco è forte. Come potete vedere. Quindi usate subito un Sartank se vi prende una delle sue lame. Magari cercate di non caricare il colpo mentre lui si sta preparando ad eseguirlo. Guardate qua che mi tocca fare. Perché è così forte questo attacco? Vabbè, comunque. Arpuglia è sempre facile alla fine. Vediamo se sono riuscito ad ottenere il grado A, anche se non lo so, perché
82 punti, ahia. Ci stiamo sempre avvicinando di più provo all'86 preciso. Forse riesco ancora nel prossimo episodio a mantenere il grado A per due livelli. Non lo so, spero di sì. Comunque, ci siamo riusciti ancora una volta. Poi alla fine ci sono dei Cyberelf che vi danno un grado A, per esattezza, quelli come Aterner, qui, vedete. Quindi, se volete utilizzarli, se ci tenete proprio e vi mancano un paio di livelli, ci sono 5 Cyberelf che vi danno un grado A, quindi fateli se volete. Comunque, questa è la S-Skill di Arpuglia, il Kogen Jin, lama illusoria di luce. Ci sta abbastanza come attacco, cioè è abbastanza esteso. Inoltre mi sembra che i nemici vengano colpiti sia dalla lama di Zero che fa la spadata che dal proiettile, quindi se è molto vicino conta come due colpi, credo almeno. E non ha prove da elementali, stranamente, perché Arpuglia alla fine è il boss del fulmine, quindi poteva essere questo. La S skill di fulmine della spada, però vabbè, ci sta anche così. Ovviamente anche no, che sto facendo? Un attimo. Sì. Allora, dicevo, anche Gua Gustancus era il boss di fulmine, quindi è giusto che uno dei due debba essere quello del fulmine e l'altro sia neutrale, però comunque è strano. Allora, salviamo. E per questo video è tutto. Quindi vi raccomando, se il video vi è piaciuto commentate, iscrivetevi, lasciate un like, condividete il video, se il video non vi è piaciuto commentate comunque dicendo se non vi è piaciuto così che posso migliorare il contenuto e noi ci vedremo nel prossimo episodio di Mega Man Zero 2. Ciao a tutti!